Amici del meraviglioso gioco del baseball, direbbero i telecronisti di Sky Sport, amici del discontinuo gioco di MLB The Show, dico io, benvenuti al T-Mobile Park di Seattle, stato di Washington, dove va in scena la serie tra i due content creator italiani che parlano di baseball MLB. I Baltimore Orioles di Pumazzetta affrontano i Seattle Mariners del sottoscritto Matthew Thorgard nel campionato organizzato dal buon Pumazzetta, la Pumazzetta League al quale ho avuto l'onore di partecipare, anche se onestamente recito il ruolo della squadra materasso di questo torneo. Ma questo è il primo lancio di tutta la serie nel duello tra Bryce Miller, partente dei Mariners, e Cedric Mullins, uno dei fenomeni di questa squadra che batte subito una rimbalzante in campo interno. José Caballero assiste per Ty France, prima eliminazione della partita, e si va subito nel primo attacco dei Seattle Mariners, che si iscrivono subito alla festa. Singolo a sinistra da parte di JP Crawford, battuta in campo opposto per il lead off dei Mariners, che viene portato a casa da questa battuta di Eugenio Suarez, che non viene presa in realtà dall'esterno sinistro dei Baltimore Orioles. Il gioco sulle basi di questo gioco in realtà è molto problematico. Crawford, con un attimo di ritardo, si fa intrappolare, alla fine arriva all'eliminazione. Questo gioco regala sempre cose molto divertenti, tra centrare gli omini, gioco sulle basi molto strano e difese che si drogano. Qui invece battuta clamorosa da parte di Aaron Hicks, che pareggia i conti per gli Orioles. Non può nulla la difesa dei Seattle Mariners, che è andata letteralmente in pensione, e dunque anche Baltimore va sul tabellone. Appena dopo il pareggio, Adam Frazier batte questa battuta verso Jared Kelnick, che prende questa palla al volo con un numero da circo, anche qui con un ritmo elefantesco. Il corridore di Baltimore arriva a casa per segnare il punto del 2-1. Questo gioco è molto divertente da certi punti di vista, ma ha diverse problematiche. Il gioco sulle basi in particolare, e a volte delle difese pensionistiche come questa che vediamo di Julio Rodriguez, che si dimentica della pallina, può succedere veramente l'irreparabile in ogni singola azione. Alla fine il punto arriva e il corridore viene eliminato in seconda. Tutto meraviglioso, tutto bellissimo, cose che accadono regolarmente nei campi di baseball. Insomma, spettacolo oppure putrid room, come volete voi, al T-Mobile Park. Ma comunque Baltimore in vantaggio 3-1, che diventa 4-1 perché Henry Rutschman sbatte fuori questa palla oltre le recinzioni del T-Mobile Park. 4-1, primo super pepi dell'anno per Rutschman, uno dei fenomeni della formazione dei Baltimore Orioles. Segno che comunque il buon Puma è avvantaggiato su di me, ma comunque io non demordo. Teoscar Hernandez prende una palla impattata bene, ma come al solito centriamo gli omini. Arriva il punto del 4-2, ma doppio gioco difensivo per Hernandez. 4-2, ma Anthony Santander si ricorda di essere un giocatore di baseball e sbatte fuori questa palla oltre le recinzioni. 6-2 per i Pumazzetta Orioles, mentre i Thorgard Mariners dovranno di fatto abdicare in una serie che ricorda al meglio delle tre partite in un campionato che vede le prime quattro qualificarsi ai playoff. Ma non è ovviamente il mio caso, perché oggi, piccolo spoiler, non ho vinta neanche una. Qui arriva il punto anche del 7-2 con l'ennesimo doppio gioco, e la partita poi si chiuderà con Dylan Moore nel box di battuta, capponeggiato così dal lanciatore Tyler Wells dei Baltimore Orioles, che dunque vincono la prima partita della serie e si vola direttamente a gara 2. È una partita interessante che comunque, a discapito del punteggio, ha visto due squadre equilibrate. Diciamo che gara 2 non sarà propriamente così. Si gioca ancora una volta al T-Mobile Park di Seattle, stato di Washington. Il record mio è impietoso, 0-10, quello del buon Puma 3 pari, ma avrà modo di rifarsi contro uno dei miei allenatori migliori, ovvero Logan Gilbert, che viene salutato così da Anthony Santander, che dopo aver colpito in gara 1 colpisce anche in gara 2. Fuori campo di Santander, i Baltimore Orioles sono sul tabellone, quarto fuori campo della stagione per Santander. Adam Frazier, appena dopo la battuta di Santander, mette questa valida nella parte alta del secondo. Arriva il punto del 2-0 per un pelo. Non arriva l'eliminazione a casa base. 2-0 Baltimore, segno che Seattle è destinata a soccombere, oltre che la mia incapacità di lanciare delle palle decenti e anche qualche carenza in battuta. Qui invece abbiamo una battuta interessante di Carrali, che viene preso al volo da Austin Hayes, che si dimentica di lanciare a casa. Arriva comodo in realtà il punto del 2-1. Anche Seattle va sul tabellone, segna Eugenio Suarez. Poi Baltimore avrà modo di dilagare in un mega quarto inning che viene concluso dal fuoricampo di Gunnar Henderson. Mancava soltanto lui praticamente alla festa.
è sempre andata così con i miei partenti che hanno retto per 3-4 riprese e poi a un certo punto entrano i rilievi e fanno quello che ne hanno voglia. Unico highlight della mia partita è il fuoricampo di Mike Ford, che rinvigorisce il mio animo e quelli dei tifosi del T-Mobile Park. Primo fuoricampo della stagione per l'ex interbase, o meglio l'ex prima base dei New York Yankees e altre 1400 squadre. Primo super pepi dell'anno, ma poi Baltimore, come al solito, dilagherà. Il grande giocatore Aaron Hicks, vagamente ispirato, mette una validina lungolinea, punto del 10-3, e due uomini in base con Matt Brash sul monte di lancio per Seattle, che ha una media PGL intorno ai 30 punti subiti. Ovviamente non poteva smentirsi, e il settimo inning è la devastazione e l'obliterazione pilotale da parte della mia squadra. Qui Rodriguez, anche qui per un attimo, si dimentica di difendere e arrivano i punti dell'11-3 e del 12-3. Poi ovviamente la festa non finisce, ma Seattle prova comunque a mettere dei punti sul tabellone, e lo fa con Julio Rodriguez, che ovviamente batte bene centralomino, figuriamoci. Doppio gioco che non si completa, appunto del 12-4 che arriva nella parte bassa del settimo, che comunque è un buon inning per Seattle, che non ha demeritato dal punto di vista delle vaide, ma ovviamente da altri punti di vista. Qui intanto amnesia difensiva da parte di Gunnar Henderson, non da lui, non dal rookie dell'anno dell'American League. E siccome anche la difesa di Baltimore intanto si ricorda di essere in pensione, 12-5, c'è speranza per me. Poi anche qui il gioco sulle basi fa schifo, input lag clamoroso, Carrali viene freddato dopo una corsa spasmodica a casa base. Alla fine il punteggio sarà tanto a poco per Baltimore, che comunque al netto di qualche impedimento difensivo ha meritato ampiamente la vittoria. Doppio in questo caso di Cedric Mullins contro Dominic Leone, punto del 15-5 che arriva. Arriva anche il punto del 16-5 che chiuderà il discorso. Gunnar Henderson infierisce sul cadavere dei Mariners e va a mettere un più 11 sul tabellone. Punteggio finale ovviamente per questo strazio di partita, che dà ovviamente la vittoria della serie a Puma Z, che chiude il discorso con questa eliminazione per la via 63. Baltimore win, 16-5 il punteggio, e dunque si va a gara 3, che è per la gloria. Ovviamente il mio obiettivo era quello di vincere una partita. Piccolo spoiler, non succederà neanche in gara 3, ma comunque qualcosa di cui raccontare c'è, perché incredibilmente diventa una partita equilibrata. Intanto il record mio è 0 vinte e 13 perse e continuerà a scendere inesorabilmente. A sto giro schieriamo George Kirby, che sulla carta sarebbe un buon lanciatore. Pronti via, strikeout su Ryan Mountcastle, ma amnesia difensiva a parte non mi ricordo quale. Carrali si dimentica di lanciare in prima base e di conseguenza, nonostante lo strikeout, il corridore è salvo in prima. Ci tocca fare 4 out, Anthony Santander centra JP Crawford per una battuta che in teoria era una valida, ma JP si dimostra un grande interbase e dunque eliminazione. Carrali nella parte bassa del primo va invece in battuta, una bella battuta presa bene da Mancini in campo opposto. Ovviamente c'è l'omino, perché figuriamoci, in questa partita sia il sottoscritto sia Puma Z giocavano a centrare gli omini con battute belle, ed è per questo motivo che a un certo punto eravamo ancora 0-0. Qui intanto altro strikeout, ma lancio patto addirittura, mancava solo questo. Trionfo assoluto, sempre contro Mountcastle, ancora una volta Mountcastle è salvo. Si ripete la scena del inning numero 1, Santander in questo caso non gira, palla per terra, Mountcastle va in seconda e viene colto rubando, anche qui con un input lag tremendamente schifoso da parte del gioco, che condiziona, va detto, tantissimo il gioco sulle basi, mentre l'attacco a un certo punto di Baltimore si sveglia e si ricorda di essere sul pezzo. Arriva il singolino che porta a casa il punto dell'1-0, Austin Hayes, quella valida per mettere Baltimore sul tabellone. Appena dopo Gunnar Henderson, che batte sempre al centro. Rodriguez stavolta difende bene, ma arriva il punto del 2-0 con la corsa da parte del corridore Adam Frazier. Quinto inning che sarà devastante per Seattle, il sesto anche, perché tanto per cambiare, super pepi di Anthony Santander, fuori campo da un punto, 3-0 per Baltimore. Ovviamente sono entrati i rilievi, che hanno delle medie punti manetto del lanciatore preoccupantemente alte, e lo vediamo anche con quest'altro giro di mazza. Cedric Mullins va lungo e profondo sull'esterno destro, tenta il recupero di Oscar Hernandez, ma non riesce. È il fuoricampo anche di Mullins, 5-0, primo dell'anno per Mullins, che ovviamente si sblocca contro quello che resta della mia squadra, Seattle Mariners. E poi arriva un'altra valida, Aaron Hicks, vagamente ispirato, con Rodriguez che ancora una volta difende a livello IMSS, e arriva il punto dello 0-6.
una roba avvilente, devo essere sincero. Punteggio che poi alla fine verrà contato sul test 0. Ma poi alla fine una minima speranza c'è. Validina di Rodriguez. Il gioco sulle basi in qualche modo, ancora una volta, si dimostra lentissimo. In qualche modo inspiegabile. Arriva un'assistenza in seconda. Punto del 7-1. Segnato in modo inspiegabile. 7-1 che sarà anche il punteggio finale di questa partita. Con ovviamente altra eliminazione fatta bene centrando gli omini. Alla fine il buon Puma mette i carichi da 11. Felix Bautista deve affrontare come ultimo battitore Ty France. Strikeout. Baltimore si aggiudica la serie 3-0 in una partita che è finita 7-1, ma comunque divertente per quello che è successo, tra impedimenti vari, tra CPU che fa quello che vuole sulle basi, difese pensionistiche, insomma, tanta carne al fuoco. In ogni caso è stata una bella serie e un onore partecipare a questo campionato con il buon Puma Zero. Il saluto da parte di Matthew Torgard, ci vediamo al prossimo video.